Ciao ragazze, questo sarà il video sui rossetti rossi preferiti, la mia top 5, sono riuscita a sceglierne solo 5. E come il video sui rossetti scuri sarà in collaborazione con mia sorella, quindi per tutta la durata del video vi lascerò qui sopra il link al suo video, quindi se volete andate a vedere quali sono appunto i suoi rossetti rossi preferiti. Allora, quindi ne ho scelti 5 e generalmente questi sono i rossetti che utilizzo in questo periodo, quindi di feste, di Natale, in cui ho voglia di avere le unghie rosse e il rossetto rosso, perché per il resto dei mesi non lo utilizzo tanto il rossetto rosso. Invece in questo periodo tantissimo, proprio ne sono fissata. Ok, allora il mio rossetto rosso preferito in assoluto, questo per me è veramente il numero uno, è questo qua della MAC, si chiama Lady Danger, è già il nome, è un programma. Ha un nome molto particolare ed è anche un rossetto molto particolare, un rosso veramente unico secondo me, perché è un rosso, guardate, molto molto aranciato. È un rosso molto caldo e pur essendo opaco, infatti fa parte dei rossetti matte, non è affatto difficile stenderlo, è piuttosto scorrevole, non è così difficile lavorarlo. E lo adoro proprio perché è un rosso molto 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 caldo. Un altro rossetto rosso che mi piace tantissimo è questo qua di Pupa ed è quello che ho su adesso perché ho appena fatto un tutorial ed è il numero 401 e questo fa parte dei Pupa Volume ed è questa bellissima tonalità di rosso perché non è né troppo chiaro né troppo scuro. Poverino, è stato un po' maltrattato, però mi piace tantissimo perché adesso ce l'ho su appunto in questo momento ed è molto molto luminoso, non rimane totalmente opaco ed è una bellissima tonalità di rosso, è molto morbido, molto idratante. I rossetti di Pupa a me personalmente piacciono tantissimo. Poi un altro rossetto, questo me l'ha regalato mia suocera. E questo di Chanel, e questo è il numero 58 Audace, fa parte dei Rouge Allure, non ho studiato francese quindi spero che si pronunci così. Ed è un rosso, questo invece è un rosso abbastanza scuro, è un rosso che ha dentro del marrone tipo, guardate qua. Ed è molto bello quando voglio utilizzare un rosso che non sia un rosso appariscente, vistoso. Mi piace utilizzarlo in quei periodi, in quelle giornate. Un altro rossetto rosso. Questo non è proprio il rosso che può venire in mente perché ha dentro del rosa ed è per questo che mi piace. E questo della Maybelline si chiama, anzi, qua addirittura dice rosa, Dio. Si chiama 190 Atomic Pink. 190 Atomic Pink. Ed è questo, ok, vedete questo bellissimo colore con dentro del rosa magnolia. Oddio, non voglio dire cavolate, ma mi viene in mente questo termine. E anche questo non è affatto difficile da stendere, è piuttosto scorrevole, non rimane opaco, rimane piuttosto luminoso. E l'ultimo rossetto è questo, è un acquisto molto recente che ho fatto ed è il Ruby Woo. Il Ruby Woo della MAC, famosissimo, ed è questo bellissimo rosso, abbastanza scuro e totalmente opaco. Ma quando dico opaco, intendo proprio opaco nel vero senso del termine, perché anche a guardare, farvi vedere un po' l'esempio, questo qua Lady Danger, vedete che sembra piuttosto opaco, no? Non sembra un rossetto luminosissimo. Guardate in confronto quanto è opaco Ruby Woo. È proprio matte e è bello per questo anche perché appunto è un rosso particolare perché rimane totalmente opaco, però per questo motivo è difficilissimo da stendere, terribilmente difficile e ha una consistenza molto 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 pastosa, proprio si fa fatica a stendere, però una volta che lo si mette l'effetto è veramente fantastico. Ho fatto un tutorial con questo adesso per Natale perché in questo periodo lo sto utilizzando tantissimo. E mi piace molto. E niente, questi sono i miei 5 rossetti rossi preferiti. È stato difficilissimo scegliere perché in questo periodo sto variando tantissimo tra i rossi e mi è dispiaciuto non aver trovato uno. Purtroppo non so dove è finito. È uno della Wet n Wild. Adesso andrò avanti a cercare. Se lo trovo giù nell'info box vi lascio insomma, il nome o il numero perché
vale veramente la pena, costa pochissimo quel rossetto ed è un rosso spettacolare. Questi quindi sono i miei rossetti preferiti, la mia top 5, e chiudo qua il video altrimenti mi viene voglia di farvi vedere quali sono i miei lip gloss rossi preferiti, perché ce ne sono di bellissimi anche di lip gloss rossi. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questi rossetti, o se avete qualche rossetto rosso da consigliarmi, qualche bello rosso, lasciatemi sotto un commento. Io vi auguro ancora buone feste e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!